Ehi là, signor Predator, contro chi sta... Ehi là, signor Predator, sia buono, faccia il bravo. Ma contro chi stava fightando qua dentro? Ha killato un personaggio, il dottor Predator. Amici miei, benvenuti all'interno di un nuovo video qua su Fortnite. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Droppate un bel like, furbetto. E all'interno del negozio oggetti, il codice più fresco del centro Italia, R4. Sta arrivando l'amico, sta arrivando l'amico. E buonanotte, farfallina. Subito l'abbiamo killata. Abbiamo fatto semi piazza pulita qui a Foschi Fumaioli. Sto vedendo che c'è... Oh, stanno sparando. C'è anche un bel punto. Eccolo lì, il nostro lingottone che ci serve per maxare l'alieno. Cioè, per trasformare il nostro alieno. Il problema è che non riesco a prenderlo, perché dobbiamo andare da quest'altra parte. Occhio, senza materiali lo prendiamo. Ok, vieni qua. Lo prendiamo. Sì che l'abbiamo preso. Let's go, posso ancora ritrasformare il mio alieno prima che finisca questa season, perché mancano meno di 4 giorni al termine di questa season 7. Così andiamo a vedere la nuova season 8. Occhio, era one hit il polletto. Ma cosa fa? Cosa mi fa? Ma signorina? Ma è una signorina fluttuante per aria. Arrivederci, grazie mille. P90 si prende. Il P90 si prende assolutissimamente. E signori miei, occhio, perché partiamo subito a bomba. A parte che abbiamo fatto 3 killette belle furbette, belle croccanti. Attenzione, perché qui ci potrebbe essere l'amico da qualche parte. È tutto aperto. Secondo me questo è un viscido, si è nascosto da qualche parte. Dobbiamo stare attenti, sicuramente qua vicino. E vuole riprendere sicuramente. Ma qui è morto anche un altro playerino. Oh mio Dio, c'è una bordata di loot. C'è anche una bella giamperignola furbetta. Eccola qui. Vi stavo dicendo, dobbiamo stare attenti, perché secondo me questo tizio viene che vuole riprendere la scheda, la testa del suo amico. Almeno lo va a arrestare. Io oggi vi vado a parlare di un mega spoilerazzolo riguardante la nuova season. Sicuramente già l'avrete visto all'interno del titolo di questo video. Infatti riguarda il pass battaglia della nuova season 8. Abbiamo visto tantissime collaborazioni con Fortnite. C'è stata addirittura una mega collaborazione all'interno del pass battaglia. Penso ve la ricordiate tutti quanti, con Iron Man, Doctor Doom, tutti gli Avengers e non solo. E occhio, sembra arrivare qualcosa di incredibile, qualcosa totalmente di nuovo. Infatti sembra anche approdare il mondo degli anime con Naruto Uzumaki. È un anime, è uno nella mia top 3 anime preferiti. L'ho visto tutto dall'inizio fino alla fine, vabbè, ovviamente. Ho visto anche Boruto, che è il continuo, ma secondo me non è stato così bello come Naruto. Comunque ci sarà lui all'interno del pass battaglia di questa nuova season 8. Non finisce qui, perché se c'è Naruto, però questa è una mia idea, che ci sia Naruto è ufficiale al 100%. Quindi tra meno di 4 giorni ormai andiamo a vedere quali saranno le altre skin, e se copierà un po' come è successo anche per le season precedenti, quei pass battaglia precedenti, ovvero per esempio avevano messo Iron Man e avevano messo all'interno del pass battaglia tutte le skin, come vi ho detto prima, Doctor Doom, c'era Wolverine, c'era Tempesta, insomma tutto a tema. E quindi se esce fuori pure Sakura oppure Sasuke Uchiha... Oh, fermi, ce lo dobbiamo prendere assolutissimamente. Voglio lo spara slurperoso, non so quanta... No, signor Lama, non se ne va... No. Ah, fermi, no, porca la miseria, io dovevo sparare col P90, dobbiamo bloccare. No, è scomparso. Va bene, ci ha lasciato quantomeno dei regalini, tipo questi scildoni che mi faccio. Anzi no, che non me li faccio, me li porto dietro perché sono belli freschi. E un'altra news incredibile che ci sarà, credo proprio, se non all'inizio, ma più avanti, vedremo il signor Naruto all'interno della mappa come tipo boss o NPC. Infatti nei file di gioco è stato trovato un oggetto che sarà un'arma mitica, lo shuriken, non lo shuriken, scusate, il kunami, che è quel, insomma, è quell'oggetto che lanciano all'interno. Occhio che qui, oh, qualcuno ha killato. Ah no, scusami, signor Superman, pensavo fosse un tizio. Signor Superman, oh, ma quanta vita,
signor Supi, signor Superi. Ok, grazie mille. È la prima volta che chiudo Superman e ritorna un Superman fantasma. Occhio, io però, signor Superman, ho già visto che non è a niente che ci può... Oh mio Dio, ah, non mi fa mettere la jump qui? Oh, non mi dite che muoio dentro la tempesta, perché sarebbe surreale. Ce ne andiamo all'interno della, di potere pannocchia. Che stanno succedendo cose all'interno di potere pannocchia. Oh, cucciolino, stai tranquillo, bello guaglioncino. Buonanotte, 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 sei one hit. Ok, 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 ce ne siamo sbarazzati subitissimamente. Quindi season 8, tematica Naruto e tematica anime. Quindi magari potremo vedere anche qualche altro personaggio. Magari, non so, Rubber direttamente da One Piece, sarebbe epico. Però per il momento ci sarà Naruto al 100% con i suoi shuriken, o meglio i suoi kunai. Guarda qui che c'è un bello... Oh! Ma che diavolo mi ha sparato con quel mega raggio laser? Sta venendo... Guarda, mi vuole buttare giù le strutture. Meno male, one hit. Era one hit, era anche all'interno della tempesta. Vabbè, se non l'ammazzavo io moriva per via della tempesta. Però abbiamo fatto il nostro lavoro. Occhio, siamo arrivati in una golosissima top 10. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete visto Naruto e se vi piace. Oppure quale altro anime o quale personaggio all'interno del mondo anime vi piacerebbe vedere all'interno di Fortnite. Io ve l'ho detto, o Naruto o Rubber di One Piece, oppure anche Goku di Dragon Ball. Ehi là, guardala come scappetta via. Ehi là, signorina, arrivederci. Ti sparo anche sulle ginocchia. Grazie, grazie mille. 8 playerini. Questo o era un playerino davvero scarsissimo, o era un mezzo bottazzo. Oh, ho dato una botta al microfono. Speriamo che non l'avete sentita. Attenzione, dobbiamo andare a scovare gli ultimi 7 playerini. Ehi, ma non è più Natale, signorina, ma dove diavolo sta andando? Occhio, perché qui la vedo. Vediamo, oh, stanno sparando qua tanti. Li andiamo a scansionare, ma dove diavolo? Sembra che siano qua tanti. Ma niente, sono sugli alberi. Ma niente, ah no, hanno buildato qua davanti. Hanno buildato qua davanti. Ok, andiamo subito a prendere. Vediamo se riusciamo. Quasi quasi gli tiro la sfera Genkidama. Ok, let's go, è andata, 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 andata. No, 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 sbagliato, 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 sbagliato. Cosa sono tutti questi sound? Ok, sono ufficialmente qua dentro dei player. Oh, stai calma, lei col pompa. Sono contro questi due. Buonanotte, cinghialotto. Fatemi vedere la robetta che avevano. Ma nessuno ha un cecchino, come si suol dire, un minimo decente. Questa però, vieni qua che ti devo scansionare, amica mia. Fammi vedere dov'è il tuo amichetto, che sicuramente è qua nei parati. Ok, 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 è proprio là davanti. Lei aveva, no, ovviamente non aveva nemmeno. Però fermi, fermi, fermi. Proviamo la mega cecchinozzola con questo robo qui, tanto sappiamo. Oh mio Dio, ma che vuole questo pollo? Mi stava caricando un pollo esuberante. Arrivederci pure al pollo, poverino, che è una gallina, tra l'altro. Oh, ma cosa diavolo vi stavo dicendo? Ufficialmente uno contro uno? Ma ce la siamo portati a casa così? Amici miei, mi raccomando, all'interno del negozio oggetti il codice più fresco del centro Italia, R4SC. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, droppate un bel like furbetto se ancora non l'avete fatto. Ora vi lascio due video bomba che dovete assolutamente andare a vedere. Perciò mi raccomando, noi ci vediamo prestissimo con tante altre news e... l'estratto.